Attenzione, questo video può contenere alcuni piccoli spoiler sul mondo di Dragon Ball. Siete avvisati, buona visione. Come ti chiami? La mia storia, ragazzi miei, è particolare. Per ora vi basti sapere che io mi chiamo Dragon Ball Z. Mi chiamo Dragon Ball Super. Quando sei nato? Sono nato nel 1989 e ho la bellezza di 29 anni. Sono nato nel 2015 e non ho ancora 2 anni. Quanti episodi hai? Io ho 291 episodi e la mia serie è conclusa ormai. Io ne ho 122 ed è ancora in prosecuzione. Da dove deriva il tuo nome? In principio dovevo chiamarmi Dragon Ball 2, però purtroppo gli autori hanno sbagliato e mi hanno chiamato Dragon Ball Z. Il mio nome non ha nessun significato particolare, semplicemente faceva effetto e quindi super. Eh sì, la fantasia di Toriyama è sempre... super. I fan cosa dicono di te? La cosa che mi sento più dire dai miei fan è: ma è mostruoso! Ma sei mostruoso! I fan non sono molto contenti di me, però ho un pubblico giovane e molto affiatato. Come sono le animazioni e i disegni? Per disegnarmi gli autori ci hanno messo veramente molto tempo, visto che ogni singolo disegno lo facevano a mano. È per questo che ci sono stati anche molti errori di animazione all'interno di questi episodi. E noi sul tubo, questi pezzi di merda, mi hanno smerdato visto che li hanno fatto vedere tutti quanti. Grazie all'avvento della tecnologia digitale, la maggior parte dei miei disegni sono disegnati non più a mano ma in 3D. E questo ha fatto sì che molti fan non fossero felici dell'animazione. Siete violenti? E questo è il mio cavallo di battaglia, e per te invece è il cavallo di Troia. Difatti nel mio anime ci sono moltissime scene violente e veramente brutali. Per esempio c'è gente che perde le braccia come Tenzing contro Nappa, oppure c'è Krillin che viene infilzato da delle corna di Freezer, e tante altre cose che ora non vi spoilerò, così potrete guardarvele e gustarvele tranquillamente voi. Essendo dedicato a un pubblico più giovane, io sono meno brutale, non ho morti, sangue, violenza, giusto qualche graffietto ogni tanto, lineette nere, e i vestiti, mi raccomando, devono essere sempre belli puliti. Come affrontate il tema della morte? Durante il corso delle mie prime saghe, la morte è veramente molto importante. Infatti la gente muore e sappiamo che gli spettatori si possono commuovere veramente molto, visto che quella potrebbe essere l'ultima volta che un personaggio incorre in questo avvenimento. Però man mano che le puntate proseguivano, la morte ha cominciato a scemare di importanza. Infatti nelle ultime saghe ormai le persone sono rinate davvero talmente tante volte che la gente si è un po' scocciata e la morte ha perso il suo valore. La morte con me non ha più senso, infatti oltre ad avere illimitate sfere del drago abbiamo anche un dio della distruzione e un angelo che può far tornare indietro il tempo. Chi è il tuo protagonista? Come tutti sapete, il protagonista della mia serie è Goku. Però in altre situazioni ho notato e constatato che altri personaggi hanno preso il sopravvento e sono diventati loro i veri protagonisti di molte saghe. Come è avvenuto per Gohan, oppure Piccolo, che ha lottato addirittura contro Freezer, uno dei più grandi avversari di Dragon Ball Z. Goku. Com'è questo Goku? Nella maggior parte degli episodi Goku sembra un pochino idiota, ma questo è normale perché lui ovviamente non spicca di intelligenza. Però in molte situazioni ha saputo tirar fuori veramente molta serietà e quindi secondo me è un personaggio veramente molto carismatico. Goku è un vero idiota, infatti non fa altro che combattere e cercare nuovi avversari senza mai pensare alle conseguenze. Si dà il caso che lui abbia avuto l'idea del torneo degli universi, nel quale ricordo che moriranno tutti eccetto un universo solo, quindi è abbastanza grave la cosa, non pensa manco alla famiglia. Che fisico hanno i personaggi? I miei personaggi sono veramente molto muscolosi, hanno talmente tanti muscoli che neanche si vedono più i piedi. I miei personaggi sono molto più secchi, forse per far vedere che non serve soltanto il muscolo per essere forti. Una scelta non presa da me, ma dai miei autori, magari è apprezzata. Il protagonista ha un rivale. Il rivale dovrebbe essere l'orgoglioso principe dei Saiyan Vegeta, però dobbiamo togliere la parola orgoglioso e la parola principe.
it's time for the main event of Bulma's birthday, the Bingo Tournament! Bingo! 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 L'antagonista è Vegeta e lui mette al primo posto sempre il suo orgoglio. Non lo vediamo mai indietreggiare ed è sempre duro con se stesso e con gli altri. Parlaci delle trasformazioni. Sono tutte molto belle, però la migliore per quanto mi riguarda è sicuramente la prima trasformazione di Goku, quello in Super Saiyan 1. Poi c'è la seconda trasformazione, che è Super Saiyan 2, che l'abbiamo vista fare da Gohan, e quella devo dire che è particolare, davvero molto bella, soprattutto per quanto riguarda quel personaggio. E poi ovviamente, come non parlare della terza, che consuma un sacco di energia, ma il suo effetto. Le trasformazioni sono un po' delle cagate, non trasmettono nulla e l'unica decente per ora è il Super Saiyan Blu Kaioken, che ci sta. Ah, e poi vabbè, l'Ultra Istinto, che adesso si sta facendo un po' vedere un paio di volte, e anche questa spacca. Che emozioni trasmetti? Ora, non per vantarmi, ma le emozioni che ho trasmesso e continuo a trasmettere ancora oggi ai giovani che si accingono a guardare il mio anime sono veramente molte. Ad esempio, vorrei ricordare a tutti quanti voi il momento in cui Piccolo si sacrifica per salvare Gohan e passa dall'essere il cattivo più cattivo di Dragon Ball ad un personaggio neutrale e quasi buono. Oppure quando Vegeta si sacrifica facendosi autoesplodere per salvare l'intero pianeta. Lo farò per Bulma e per il piccolo Trunks. Perché mi ha voluto bene. Io, diversamente dal mio collega più anziano, non trasmetto così tante emozioni, tranne in rarissimi casi. Questo è una vera pecca del mio anime. Chi è il personaggio più forte? Il personaggio più forte è sicuramente Zeno, che ancora non si è visto a pieni poteri, però ha distrutto 4 universi facendo così. Indubbiamente il personaggio più forte è Majin Buu, visto che è il nemico finale di questo anime e fanno veramente molta fatica a sconfiggerlo. Chi è il tuo personaggio preferito? Allora, questa è un po' ardua come risposta, ma il personaggio che preferisco è sicuramente Gohan Super Saiyan 2. Però è ardua perché Gohan, quando diventa adulto, fa abbastanza schifo, che fa Great Saiyaman e tutte quelle porcate, e quando è piccolo è veramente una femminuccia. Il mio personaggio preferito è il maestro Muten, che ha dimostrato di essere ancora, nonostante i suoi 500 e passanti di età, ha saputo dimostrare di essere ancora cattivo e cazzuto. Cosa ti piace dell'altro? Beh, sicuramente l'atmosfera, perché è tutto molto più leggero. Poi un'altra cosa che mi piace è la colorazione, visto che siamo ormai nel 2018 e quindi i colori sono molto più belli rispetto ai miei. Quello che mi piace di Dragon Ball Z è sicuramente il fatto che non sia per tutti, per bambini, e quindi abbia anche dietro dei significati particolari che non possono cogliere tutti, ecco. Cosa non ti piace dell'altro? Quello che non mi piace, e succede soprattutto dopo la saga di Freezer, sono i buchi di trama. Infatti ci sono parecchi momenti che tu non riesci a ricondurre, per esempio cosa succede, quando succede. Questo però fa anche di Dragon Ball un vero capolavoro. Come ho detto in precedenza, mi piaceva molto la leggerezza di questo anime. Però diciamo che tutta questa leggerezza che si respira all'interno porta a non far trasparire tutte le emozioni che in realtà potrebbe trasmettere. E nulla, il video finisce qui. E noi vi ringraziamo per aver visto il video fino a qua e averci seguito fino ad ora. Questo è un esperimento, quindi se volete supportarci e continuare a farlo, vi ricordo di mettere un bel mi piace e di iscrivervi al canale. Noi vi salutiamo e ciao a tutti. Ciao! E ciao! E ciao! Ah, no, scusa, ho sbagliato.